E ciao a tutti ragazzi e ragazze, ed eccoci oggi con un nuovo video. Da come vedete dal video, questo famosissimo video di cui vi ho parlato anche nei miei haul, sui miei mini acquisti che ho fatto con questi saldi e che poi di saldone che ho preso, e sul punto sullo spacchettamento di Veralab. Allora, mi è arrivato mercoledì, oggi è venerdì, quindi ho aspettato questi 2 giorni per aprirlo perché appunto volevo aprirlo insieme a voi. Andiamo ad aprirlo. Però prima di iniziare il video, come consuetudine, nuove unghie del mese di gennaio, tada! Sono stata sul nero, mi piaceva troppo, ho voluto dare comunque questo tocco di oro, magari per certi potrebbe essere tipo capodanno, ma per me no, cioè, amiamole. E outfit, praticamente ho messo questo vestito gonna, così, con appunto il classico maglioncino nero che comunque è già visto, e questa è la fascia che ha fatto mia mamma, niente, orecchini, via. D'ora in poi pure negli outfit faremo così, se ci sarà qualcosa di carino da farvi vedere. Sempre, devo sempre sistemare il tutto. Cosa volevo dirvi? Vabbè, allora, ho preso 2 cosine di abbigliamento, 3 di cartoleria, appunto poi ci sarà il video sul mio spacchettamento di Veralab. Allora, iniziamo. Ammettiamo che con il abbigliamento, con queste 2 cose, mi sono un po' sbizzarrita perché non è consuetudine nel mio colore. Probabilmente è il colore più di una di voi, sempre se guarderà il mio video. Comunque, primo acquistino che ho fatto, che ho pagato 9,90 € dal cinesino, ho preso questo maglioncino lilla. Può essere che non è il mio colore, però mi piaceva il fatto che comunque avesse tutti questi appunto brillantini incorporati, cioè non lo so, gli dava quel tocco in più. È classico, semplicissimo, un semplicissimo maglioncino che appunto rimane aderente. Era una taglia, no, è una SM questa. SM e rimane così. Scusate, non riesco tanto ad alzare il braccio perché appunto oggi ho fatto il vaccino, la terza dose, quindi ci siamo. Va bene. E quindi niente, mi piaceva, allora l'ho preso. Invece, aia, da CVG. Ta-da! Allora, magari avete visto già qualcosa dal colore. Allora, scontrino, ok. Non so, però appena l'ho visto cioè, mi sono completamente innamorata. Ho detto no, deve essere mio. Ho detto deve essere mio perché mi è piaciuto subito. E ta-da! Ho preso questo cappottino che però comunque mi vedrete indossare perché vi ho fatto il video di come lo indosso perché almeno capite meglio. Ma è bellissimo, vi giuro, a me mi piace un botto. C'è appunto questi 3 bottoni neri, niente, rimane lungo quasi sopra il ginocchio, più o meno sopra il ginocchio. C'ha anche 2 tasche ed è carinissimo, mi piace davvero tantissimo. Rimane comunque con uno scollo rotondo. Costava 22,95 € e l'ho pagato 15. Mi piaceva tantissimo. Se ci fosse stato blu elettrico, ragazze, sarebbe stata la fine. Comunque sono uscita fuori dagli schemi perché il rosa non è che è il mio colore, sapete benissimo che io sono un amante del blu, però non lo so, appena l'ho visto mi è piaciuto, infatti l'ho provato e l'ho comprato. E niente. Questi sono stati appunto i 2 acquistini che ho fatto di abbigliamento. Passiamo alla cartoleria, io ho comprato tutto da Amazon. Allora, ammetto di essere in ritardo, però meglio tardi che mai, ma non lo so. Mi è venuta questa fissa comunque di creare il mio bullet journal anch'io, quindi di magari recensire, anche, cioè di inserire i film che vedo, i libri che leggo, appunto come sto, il mio stato d'animo e tutto il resto. Quindi ho intenzione appunto di creare il mio burner journal. E a 4,39 € ho preso questo qua carinissimo con tutti questi cuori. Appunto, è il classico quaderno puntinato. Vedete, non è preimpostato questo, eh. Appunto, c'è anche tutte le pagine numerate. Partiremo da febbraio, quindi magari, non lo so, cercheremo di creare insieme, oppure non lo so se lo farò io, poi ve lo farò vedere. Almeno magari cerco di imparare un attimo. Appunto, inizieremo da febbraio, quindi dovrò appunto fare l'indice, inserire
il mese e fare appunto tutte le cose preimpostate, però mi piaceva tanto semplice, poi nero sul bianco, questo qua mi piaceva tantissimo. E insieme mi è arrivato a 7,99 questo, ovvero la miglior guida calligrafia moderna, appunto per principianti, perché io sono anche molto più che una principiante. E niente, ho voluto prendere questo quaderno appunto per imparare a scrivere meglio, cioè fare una calligrafia decente. Vedete? Qua sono tutte le pagine preimpostate così. Cioè, troppo carino, non potevo lasciarlo, vedete, ci sono anche tipo le parole, ciao, amore, danza, la mia parola, danza, gioia, ispirare, no, ispirazione, ispirare, vabbè. E niente, mi piaceva, vedete, vabbè, c'è pure l'alfabeto, e non lo so, mi piaceva, quindi questo qua invece è venuto 7,99 euro, mi sono arrivati entrambi, e ho fatto lo spacchettamento di Amazon sul mio appunto canale di Instagram, che trovate giù in info box. E niente, però, ovviamente, cosa può mancare con questi 2 pezzi di cartoleria? Ne manca un terzo. E quindi a 12,99 euro ho comprato appunto, sempre su Amazon, i pennarelli, i Dual Tips Art Markers, scusi, appunto per fare il bullet journal, quindi c'è anche il nero che è qua, appunto per imparare a scrivere. Poi c'ho tutti qua i colori e c'hanno sia, aspetta che ve lo faccio vedere, fatto che è carino perché c'è anche la confezione così, appunto 2 punte, questa più spessa. Ovviamente ho preso l'azzurro, strano. E quella più fine. Non lo so, sono curiosa e non vedo l'ora di provarle. E anche queste ho resistito a provarle appunto perché ho detto prima devo fare assolutamente il video. E allora, eccoci. E quindi sono contenta perché inizieremo insieme una nuova cosa sperando di portarla in seguito. Perché sapete che con il mio lavoro non è facile. Ok, ma ora arriviamo al pezzo forte. Aspetta che copro, che qua. Tarà! Allora, il pacco è questo e adesso andremo ad aprirlo insieme. Io mi sono portata qua un pezzo di scrivania, vedete? Un pezzo di scrivania appunto per aprire il pacco e campane, come sempre, forbici. A parte che qua volendo c'ho il coso appunto per tirare, bellissimo. Io qua c'è appunto il coso con scritto "Io ti vedo, l'estetista cinica". Spero che potete vedere. Ecco, Madonna, esce un profumo pazzesco. Carta. Allora, ovviamente il mio ordine, leg booster, sistema cellulite in 2 fasi, e appunto qua ho preso il pantaloncino, chiamiamolo così, no, se no come che si chiamava? Oh Madonna, non mi ricordo più, la guainetta, ecco, guainetta, e la crema appunto da fare assieme il trattamento, che però apriamo subito, guardate che c'è lo scotch. Allora, questo qua c'è un prezzo di 72 euro, ma io con lo sconto l'ho pagata 64,20 euro. Un profumo però, ragazzi, che è pazzesco. Come si apre? Ah, no, devo aprire anche per forza. Ah, perché si apre a scatola, quindi devo aprire anche di qua. Scusate, ma è la prima volta che ordino da sto sito, nonostante mia cugina mi ha detto 1000 volte di provare i prodotti. So che comunque non è proprio economico, però ogni tanto magari si risparmia più sull'abbigliamento e si cerca di comprare qualcosa in più per rimediare i nostri problemi di cellulite. Ovviamente chi ce l'ha? Se riesco ad aprirlo. Io sono imbranata a aprire le confezioni. No, non voglio romperla. Dove si apre? Ai lati. Ma io perché ho aperto tutti e 2 i lati quando... Allora, dentro questo kit
obbligata. Allora, vabbè. Allora, troviamo il foglio con la tabella di misure, quindi per vedere effettivamente se il prodotto funziona. Istruzioni a prova di bionda. Anche tinta, anche con lo shatush, no, è fantastico. Allora, ci abbiamo altezza di riferimento, peso, sopra ginocchio, prima settimana, seconda, terza e quarta settimana. Bello. E tant'è che hanno messo dentro, beh, c'è sia appunto il misurino fatto in plastica, certo. Però c'è proprio anche quello in stoffa. No, beh, fantastico. Ok, così. Bello, fantastico. E appunto abbiamo la crema, questa qua è appunto da 200 ml. No, adesso non la apro, è meglio dirò prima che non si sa mai. Comunque così. E qua c'è la guainetta. Mannaggia, oddio, non vedo l'ora di provarla, sperando che mi stia giusto. Soltanto che, appunto, cos'è che mi era caduto? Non lo so. Devo vedere bene. Devo capire bene quando devo indossarlo, quanto tempo devo indossarlo. Appunto, dovrò capire bene, ma comunque poi diciamo che ci aggiorneremo appunto nei video facendo se effettivamente funziona, perché ovviamente devo testarlo bene il prodotto. Ah, ecco, comunque vedete, ecco, il foglietto si apre, stavo vedendo, e qua c'è proprio data tipo che ti fanno attaccare il peso. Indossa la guainetta e tienila per almeno 4-5 ore. Spalma, allora prima bisogna spalmare appunto la crema e poi bisogna mettere questa guainetta per almeno 5 o 4 ore. Fantastico, bene, beh, io potrei anche indossarla al lavoro sperando che non la rompo. Ti giuro, sono troppo curiosa e vi farò sapere se mi sta questa guainetta. Fantastico, bello, mi piace il kit, bello bello. Poi in più mi hanno messo anche dei prodotti. Vabbè, questo qua è fantastico, io ho richiesto questo puzzle qua da 180 pezzi con questo cane, era troppo carino, beh, un po' natalizio appunto perché c'ha tutte le luci, però era carino, allora l'ho preso. E vabbè, no, bello, ci sta, era dentro, allora l'ho preso. E in più in omaggio... È vero, in omaggio, ragazzi, ho preso anche questo slip. Che è da legare, ok. Team panettone. Vado matta per il panettone, è una M. No, beh, dai, ci sta, troppo, troppo carino. E in più mi hanno messo anche questo campioncino. Ho preso questo Zero Stress, che sarebbe crema viso nutrienti con attivi ed azione riparatrice e ristrutturante. Perfetto, e qua per qualsiasi domanda o dubbio visita la tesoria senza clienti, c'è anche il nome. Il tuo pacco è stato profumato con il nostro Josephine, infatti buono sto profumo, c'è scritto, oddio, sono proprio negata, vado in panico quando apro i regali, sono proprio... Ah, vedi, qua c'è anche come, cioè ti danno anche le istruzioni d'uso per metterti la crema viso. Fantastico, no, beh, complimenti. E appunto basta. Beh, basta, direi, hanno messo dentro il mondo. L'unica cosa che volevo capire è come si ottengono i punti Fagiana appunto dell'ordine. Quindi non lo so, volevo vedere se adesso magari con i punti sono salita oppure no. Boh, non lo so, devo valutare, devo vedere bene. Però ragazzi e ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere giù nei commenti se comunque avete già utilizzato dei prodotti di Veralab. Io arrivo sempre in ritardo, comunque se ci terremo aggiornati appunto per vedere se i prodotti funzionano o meno. Io vi ricordo che giù nell'info box ci sono i link per seguirmi sui miei social, quindi seguitemi, e ringrazio i nuovi iscritti e benvenuti appunto sul mio canale. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!